Assolutamente sì. A partire dal professore che magari avvantaggia di più la studentessa femminile, fino ad arrivare ad altri vantaggi che comunque hanno le signorine rispetto a noi maschietti. Il contrario soprattutto nei posti di lavoro, o comunque le differenze di trattamento tra uomo e donna. Vedo molto spesso che gli uomini sono trattati con più rispetto. Differenze di atteggiamenti, sì, perché secondo me uomo e donna sono, cioè, esseri umani sono esseri umani tutti e due, però comunicano in modo diverso. Certi atteggiamenti, certi modi di fare, certi sono comunicati in modo diverso, secondo me. Penso che comunque in certi ambiti comunque le ragazze hanno una corsia preferenziale, possiamo dire, e i ragazzi un po' meno, però dipende sempre dalla situazione. Nelle scuole, per dire, ho notato che hanno più potere i professori che le professoresse. Perché l'Italia è maschilista fondamentalmente e anche se noi diciamo che l'Italia è un paese all'avanguardia, secondo me no, dobbiamo ancora fare tanti passi noi donne, sia all'università, sia al lavoro, sia in qualsiasi tipo di mondo. Un'immagine sbagliata, più che un'immagine di una donna indipendente, mi sembra un'imitazione del maschio da parte della donna. L'immagine peggiore che ci passa della donna in ogni ambito, cioè nel senso veramente un oggetto solo e pura esteticità e basta, cioè l'intelligenza della donna proprio non si calcola per niente. Un'immagine veramente triste, svilita al massimo, cioè la donna è sesso, appunto, è oggetto, è corpo, è un desiderio così da consumare velocemente e basta, ovunque. Nemmeno in politica ormai si salva questa immagine. L'immagine della starletta, l'immagine della donna che campa d'apparenze, che si può proporre all'uomo comunque a un sistema lavorativo, a qualsiasi tipo di sistema, solo tramite quelle doti. È riduttivo, senz'altro. Nei ragazzi noto che se io appunto parlando con un ragazzo dico come vorresti la tua donna, allora mi dicono un prototipo di donna che rispecchia la donna che vedono in TV. Sì, in TV, in pubblicità. Sempre, il modo di vestirsi, il modo di comportarsi, cioè comunque la donna è vista per quello e basta. Cioè no, non c'è la cosa di fare due chiacchiere con la donna per capire, per vedere, per confrontarsi, no. È solo il secondo fine, la pura cosa, la donna è bella e basta. A volte, sicuramente nell'atteggiamento, nel come una persona si pone, no? Rispetto agli altri, anche appunto agli uomini, non solo tra donne. L'atteggiamento, ad esempio, delle nuove generazioni, quindi ragazzi, le adolescenti dai 14, no, anche prima purtroppo, cioè, non ci vedo niente di male, però il loro comportamento risente molto di quello che viene dato dalla TV, dai mass media comunque. Forse perché usa i mezzi sbagliati. Usa mezzi quali, almeno secondo me, non sono mezzi rilevanti a livello di intelletto e di professionalità. Io non penso che sia difficile, però ecco, tornando al discorso che abbiamo fatto prima, penso che la sua credibilità è messa più in discussione di quella di un uomo, però non credo che comunque se una donna è molto valida e intelligente non credo abbia problemi. Beh, probabilmente un po' sì, perché insomma è un discorso che è partito forse adesso molto meno rispetto a prima, perché diciamo, il maschilismo è diminuito sotto questo punto di vista, però non è impossibile, ecco. Perché si pensa subito che una donna, appunto, aspirando al matrimonio, alla realizzazione familiare, ai figli, non possa dedicare come può fare invece un uomo, dovendosi occupare quasi esclusivamente del lavoro, della carriera lavorativa, come se la donna non potesse dare il massimo in un. E poi comunque questi sono pregiudizi e preconcetti da. Cioè, potremmo parlare per ore di questa cosa. Una persona coerente debba saper valutare, indifferentemente dalla posizione sociale o comunque dal sesso stesso, che sia uomo o donna, perché se uno è capace delle proprie qualità e ha delle proprie qualità, è giusto che venga premiato, anche se la meritocrazia credo che sia utopistica.